Ciao ragazzi, ma soprattutto ciao bambini. Oggi vi presenteremo le favole di Na. Na? Che favole sono? Di Cappuccetto Rosso. Di Natale, le favole di Natale. Secondo me ci siamo vestiti così, perché è Pasqua? No, di Natale, di Natale. Perché è di Natale? Okay. È fuori censura. Sono diretti direttamente ai bambini. I bambini, 30, 40 anni, 50 anni, 80 anni, per tutti in generale. Okay, vabbè, ci siamo capiti. Allora, oggi vi presenteremo una favola di Cappuccetto Rosso, che conoscete tutti, no? Tu la conosci? Sì, sì. Chi è Cappuccetto Rosso? E che ne so chi è? Non lo so. Non lo so. Vabbè, allora, iniziamo la favola di Cappuccetto Rosso. Abbiamo iniziato già nel peggiore dei modi. Come iniziano le favole? C'era una volta... Cappuccetto blu. Rosso, Cappuccetto Rosso. Hai studiato? Rosso? Sì, rosso. Allora, Cappuccetto Rosso. Ma cosa ho studiato? Cappuccetto Rosso viveva con la mamma, sì, giusto? Sì. E il papà? E papà? Papà dov'era? Esisteva il Cappuccetto Rosso? E papà che faceva? Papà raffiava le piante, i gallini. Boscaiolo? Boscaiolo, che ne so. Sì, lavorava all'IKEA. Vabbè. Lavorava all'IKEA. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso gli dice: Cappuccetto Rosso, vai nel bosco, attraverso il bosco, e vai da loro a portare le, che cosa? Che deve portare? Ramadan, i salumi, i cocumeri, i meloni, i caroli, i banane. Un cane, un cestino, c'è un carattrezzi per Cappuccetto Rosso. Fatta. Sembra che lavori al supermercato, vabbè. Allora, porta sta roba del porta la roba alla nonna, sì, però deve attraversare il bosco, giusto? Sì. Chi c'era nel bosco? C'era il lupo mannaro. Non era il lupo mannaro, era il lupo e basta, il lupo mannaro da un'altra parte. Va bene. Allora, c'era il lupo mannaro, però devi stare attento al lupo mannaro. Al lupo, sì. Però a me mi ha fatto il druciullino. Sì. Attraverso il bosco c'era il lupo mannaro. Sì. Lupo mannaro, a mai mi è entrato nel cervello sul lupo mannaro, vabbè. Attraverso il bosco, vabbè. E il lupo che era furbo, giusto? Certo, lupo, sapeva lupo. Che c'era, sapeva che c'era Cappuccetto Rosso nel bosco, dice: che faccio? A lupo? Ma se ascolta, che ne so? Si ascolta, faceva. Ha capito che c'era Cappuccetto Rosso nel bosco, è andato a trovare la nonna, giusto? Nonna, sì. Che è successo quando è andato a trovare la nonna? E quando è andato la nonna, lui ha bussato alla porta, gli ha detto: pronto, chi è? Sì, che sono il lupo mannaro, che c'è il citofono? Pronto, chi è? Vabbè. Che c'è il citofono? Allora, non c'era il citofono da Cappuccetto, sì. Però ha bussato, gli ha detto: sì. Ciao nonna, sono... ciao nonna, sono che... sono Cappuccetto Rosso. Al Cappuccetto Rosso. E invece non era Cappuccetto Rosso, era il lupo. Lupo. Che ha fatto sto lupo? Acchiappata e se l'ha mangiata, giusto? Si è mangiata la nonna. E si è messo dentro il letto come se fosse la nonna. Sì, è vero, l'ha messa dentro il fornetto e poi se l'ha mangiata. Se l'ha mangiata Rosso. Nel frattempo, dopo che Cappuccetto Rosso ha attraversato il bosco, sì, è arrivata la nonna, sì, ha detto: nonna, ha bussato perché, sì, non c'è il citofono, sì, ha bussato per lei. Sì. Dice: nonna, che mani grandi che hai! E la nonna che gli ha detto? Che non era la nonna, era il lupo. Era il lupo, gli ha detto: ma bella, come stai? Tutto bene, ti voglio fare i carezzi. Ma perché la nonna che era romana? Certo che è romana. Tu devi fare sì, cioè neutro, voglio dire. Senza cadenza, normale. Come ha risposto la nonna? Come ha risposto la nonna? Allora lei ha detto: sì, come no, tutto bene, ti voglio bene, che belle mani che c'hai, fammi i carezzi. Ok, poi? E poi ha detto: poi che ne so che ha detto? Che orecchie lunghe che hai! Oh, con orecchie che fai tu? Orecchie, se sento la musica, se sento gli anni 70, sì, gli anni 90. Walkman aveva la nonna. Che orecchie lunghe che hai, per sentirti meglio, giusto? Sì. Eh?
subito? Oh. Sì. Poi. E poi che ha detto? Che bocca? Che bocca grande che c'ha, ma io te voglio vedere qualche dente che te lo devo levare perché è troppi lunghi. No, non è così. Ah, perché a nonna adesso faceva la dentista. Sì, faceva la dentista, faceva, che ne so, cioè, lo sai meglio di che io, bocca no? Grande hai. No. E il lupo? E il lupo che ha detto, io ti mangio. Per ti mangio, ti metto dentro. Per mangiarti. Di meglio. Oh, e si è mangiata la nonna. E si è mangiata la camicetta rosso. Sì. A un certo punto, che succede? Passava da lì un un carattrezzi. Un cacciatore. Cacciatore. Che cacciava il cacciatore? Cacciava, quello pascolava i pecore. Sì, la pecora. La pecore, cacciava i conigli, cacciava la selvaggina, cacciava la selvaggina, giusto? Cacciava la selvaggina. Coccodrilli. Tarzan è arrivato. Cacciava la selvaggina, va bene. Sì. Quindi che è arrivato? Ha visto tutto sto. E ha sentito tutto il casino. Sì. E è andato ad aiutare ad ora, giusto? Sì. Che ha fatto? Ha preso il coltello e sa. Ha preso il coltello e ci ha fatto il taglio del maiale, ha pentinato e fuori la nonna. Ha fatto tipo un parto cesareo. La nonna ha detto, meno male, sono fuori, oh, sto meglio adesso. No, va bene, sono fuori, sto meglio, adesso vado a prendere la pensione. Sì. Va bene? Sì. Va bene, questa è la prima favola di Natale, ragazzi. Bambini. Vabbè, per tutti, grandi, perché sono tutti 30, mi 40, cervello. Per tutto l'universo, tutto anche per gli extraterrestri. Anche gli extraterrestri, io sono un uomo del futuro. Gli extraterrestri alieni sono amici miei, io parlo con voi. Va bene. Ci sentiamo per la prossima puntata delle favole di Natale. La prossima. Ciao ciao bambini, ciao ciao ragazzi, ciao ciao adulti, ciao ciao tutti. Ciao ciao ciao. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.